ringraziamo Nicola Ghezzi. C'è qualche domanda dal pubblico? Abbiamo... Prego. Arriva, eh. Anche ai relatori precedenti eventualmente, se qualcuno... Nel momento in cui noi non prendiamo chiaramente in autonomia le foto da Flickr, noi contattiamo direttamente l'autore delle foto, l'autore deve avere chiaramente tutte le liberatorie del caso, quindi se il padre ha fotografato il figlio poi ci dovrà rilasciare la liberatoria necessaria per poterla poi utilizzare commercialmente. Quindi noi non andiamo a prendere le foto in autonomia. E chi decide di iscriversi, diciamo, al programma può, dentro, diciamo, il proprio profilo di Flickr per la foto relativa, aggiungere proprio un bottone che è require license, quindi se uno è interessato, va a vedere questa foto e vede già questo bottone, vuol dire che l'autore della foto è già consapevole di questo programma, cliccando su quella arriva la richiesta direttamente poi a noi, che valutiamo poi i vari casi e ci assicuriamo chiaramente di avere tutte le liberatorie opportune prima di utilizzare le foto. Ok, grazie. Altre domande? Poi avviene direttamente con, da una parte con l'utente finale, diciamo chi ha realizzato la foto, e dall'altra parte poi c'è chiaramente il cliente che acquista. Quindi noi facciamo sostanzialmente da intermediari. Sì, fate voi una quotazione, una proposta? Sì, sì, facciamo noi, poi sì, chiaramente sì, sì, poi noi abbiamo il nostro team commerciale che sulla base della fotografia e dell'utilizzo poi che ne viene fatto, se per uso, a seconda dell'uso che ne viene fatto, web, print, televisione o altro, chiaramente l'immagine ha delle quotazioni diverse. Può essere anche qui. Oh, scusate. No, non capivo dove arrivasse la voce. No, che potrebbe essere interessante utilizzare quella seconda battuta, anche questi caratteri che esistono, che i personaggi se poi diventano famosi, se uno scatto poi viene utilizzato per una campagna. No, infatti, quella di prima, insomma, è stato divertente. Io tra l'altro ieri sono andato a rivedere quelle foto. Non è che siano foto che avessero migliaia di visualizzazioni, ce n'era una aveva tipo un centinaio, l'altra 150, quindi alla fine sono state condivise con gli amici, no? Probabilmente qualche agenzia, nel momento in cui stava cercando delle foto particolari per conto di Adidas, navigando nel database di Flickr ha trovato queste due foto e poi insomma ci ha contattati. Ok, grazie. Qualità abbastanza scarsa dell'immagine che può essere sia su YouTube sia su Instagram, eccetera, perché comunque per quanto i dispositivi mobili possano essere di una buona qualità, non raggiungeranno almeno nei prossimi 10-15 anni i livelli di reflex competitività. E volevo chiedere, da questa grande incentivazione degli scatti tramite devices mobili, a cosa potrebbe portare? Nel senso che ci potrà essere una inversione di tendenza, quindi ritornare a una buona qualità, vista appunto l'HD, oppure no? Io prima dicevo che Instagram, uno dei motivi per i quali ha avuto un grande successo all'inizio è stato proprio quello del fatto di, attraverso questi filtri, da una parte mascherare la cattiva qualità chiaramente delle immagini che potevano essere prese con un telefonino, almeno fino a qualche anno fa comunque la qualità era decisamente scadente, adesso sicuramente stiamo andando verso un miglioramento. Dall'altra era un modo visivo per riappropriarsi, sembra un po' un paradosso dirlo, attraverso le nuove tecnologie del tempo che fu, quindi di ricreare delle situazioni un po' appunto nostalgiche, che magari appunto non ci sono più, però di cui la gente sente un po' bisogno di tornare un po' all'analogico. In realtà, secondo me, i trend futuri verranno proprio determinati sia dalle
dall'evoluzione delle tecnologie applicata in questo caso agli smartphone che alle stesse app che verranno sviluppate. Per fare degli esempi, io qui ho parlato di foto che richiamano un po' questo stile, ma fatte comunque da fotografi professionisti o comunque, diciamo, amatori avanzati. Noi alcune di queste foto fatte da mobile in effetti le abbiamo in vendita sui nostri siti, sia su Getty Images che su iStock Photo. Soprattutto sulla parte di iStock Photo, dove il, diciamo, tutti, noi li chiamiamo contributori, fotografi che partecipano alla community, caricano le proprie foto in totale autonomia, c'è un tag che loro devono inserire nel momento in cui scattano la foto con mobile e la caricano poi sul sito. Io, parlando proprio di recente con i nostri vari direttori della fotografia, sia di Getty che di iStock, mi dicevano: è molto probabile che questi trend cambieranno in futuro proprio con l'evoluzione tecnologica, perché comunque dagli smartphone si avrà la possibilità di fare foto sempre più performanti, di qualità migliore, e anche noi come appunto azienda accetteremo sempre di più questo tipo di immagini che torneranno ad essere un po' più vicine alla perfezione che c'era prima, che non vuol dire la perfezione della modella posata, ma diciamo di una qualità poi del prodotto che viene realizzato, del file, che sicuramente non è paragonabile ancora anche quello che c'è adesso, anche se ci sono delle macchine fotografiche comunque molto avanzate. C'è la Nokia PureView, se non ricordo male, che ti dà la possibilità di fare foto a 43 giga in questo momento. Comunque, sai, sono foto che chiaramente non si avvicinano ancora alla macchina fotografica professionale, però stiamo andando un po' verso quella strada. Grazie mille. Devo